Oggi parlerò del libro La Tregua. Partirei analizzando la copertina, che è composta da tre oggetti importanti, ovvero la panchina, simbolo di tutti gli ebrei uccisi, l'albero, che simboleggia la speranza di tornare a casa, mentre la neve, che rappresenta la solitudine. L'autore di questo libro è Primo Levi, partigiano chimico italiano, autore di romanzi, poesie e racconti. Il genere di questo libro è autobiografico. La vicenda si svolge in varie località, ovvero Polonia, Ucraina, Bielorussia, in Romania, Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania ed infine Italia. Il tempo in cui è ambientata è tra la fine e il dopo la Seconda Guerra Mondiale. I personaggi principali sono Levi, che era una persona gentile e socievole, infatti ebbe molte amicizie. Poi vi era il greco, intelligente e in grado di sopravvivere alla guerra. A Primo piaceva, anche se pensava che era duro nei suoi confronti. Poi vi era Cesare, un commerciante di Roma. Questo personaggio molto deciso, ma a volte si caccia in situazioni ridicole. Il narratore di questo romanzo è interno. La difficoltà di questo libro è medio, perché vi sono molti nomi complicati da pronunciare. Del resto non ho trovato grandi difficoltà a capire il libro. Le tecniche narrative sono molto ordinate sugli avvenimenti e dei fatti cronologici. Il messaggio che ci vuole trasmettere questo libro è quello di non mollare mai, anche se si è in pessimo stato d'animo. Bisogna trarne un insegnamento e proseguire. Il tema è la libertà e la paura. Il sottotema è la costanza. Mi è piaciuto molto questo libro perché tratta una parte molto importante della storia umana e poi leggendolo riesce a trasmetterti molte emozioni. Sì, lo consiglierei perché ti fa capire molte cose su come ha vissuto Primo Levi, il percorso che ha fatto e la tenacia che ha avuto per ritornare alla sua città. Le scene che più mi hanno colpito sono quelle del ragazzo senza nome, chiamato per numero, perché madre e padre sono morti. Poi vi è quella del greco, che disse a Levi che la guerra c'è sempre, anche se era finita. Il momento che più mi è piaciuto è quando Levi racconta che è stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è una inesorabile fonte di male, spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abbietti, risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti e pullula in mille modi contro la volontà stessa di tutti. Come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia. Grazie per l'attenzione.